Ok, ci siamo completamente riposati, andiamo a tornare giù nel nostro buco di escavazione qua sotto, andiamo a scendere ancora, ok, spacchiamo tutto, abbiamo rotto anche la nostra piattaforma, mamma mia come scava velocemente questo piccone, andiamo a mettere questa piattaforma qua, ok, più che pieno, più che pieno, più che, ma non so cosa ho detto, vabbè lasciamo perdere, andiamo a scavare in giù. Andiamo a vedere se qui troviamo qualcosa, rischiamo ancora più velocemente. Andiamo a vedere quanto non c'è niente. No, però io ho un'altra torcia, la metterei proprio qui nel mezzo. E andrei a riprendere il piccone. Qua sotto mi sembra ci sia dell'iron. Questa è sabbia. E come sapete la sabbia crolla appena ne stacchiamo un pezzo. Però questo succede ovviamente se lo facciamo dal basso. Dall'alto non cambia assolutamente niente. Allora io direi di mettere. Oh, no, invece succede. Ai, no, 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 no. Ok. Allora mettiamo una bella piattaforma esattamente dove arriviamo qui con un salto. A parte lì ci possiamo arrivare tranquillamente. Io metterei tipo lì. Perché lassù poi ci arriviamo con un doppio salto. Ok. Andiamo qua e qua. Prendiamo il nostro piccone. Andiamo a scavare da una posizione elevata. Dobbiamo per forza farlo da qua. Andiamo a scavare un pochino tutto intorno perché se no la sabbia ci sommergerà. Come vedete. Lasciamo che si acquatti tutta la situazione. Qui non abbiamo possibilità di mettere piattaforme, sicché. Ah! Ok. Qui sì che dovremo metterne probabilmente una. Qui, direi. A parte potremmo anche mettere sullo sfondo le piattaforme, sicché non c'è bisogno di tanta precisione. Allora, la sabbia, cerchiamo di non morire affogati qua sotto e spaccare il più possibile. No, spaccate anche quelle piattaforme di legno. Ah, rimettiamocele, va. Oia oia, allora andiamo a mettere questo. Mettiamo una bella torcia qui. Vediamo un po'. Ok, là c'è dell'iron. Non è facile muoversi dentro questo mare di sabbia. Ce n'è un mucchio di iron. Ok, è finito questo coso. Sta crollando tutto, sta crollando tutto, sta crollando tutto, sta crollando tutto. Abbiamo sommerso un mondo di sabbia praticamente. Ok. Allora, prendiamo anche questo iron, sì, questo copper, cerchiamo di vedere un pochino qua se c'è qualcosa di interessante. No, allora, come vedete lì c'è la nostra piattaforma, la raggiungiamo perfettamente, io direi di mettere un'altra bella piattaforma qua, così da poter raggiungere tranquillamente anche quella, perché noi adesso ovviamente continueremo a scavare. Riprendiamo il nostro piccone, abbiamo 14 piattaforme che ci avanzano, andiamo a scavare. Qua, ecco, sono un idiota, tutte le volte le rilevo. 5, mettiamo le piattaforme. Che cazzo sto facendo? Ok, mettiamo qua, oh, così, sono bellino uguale. Allora, prendiamo il piccone, andiamo a scavare qui lateralmente, guardiamo un pochino se magari lateralmente riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Troviamo della pietra, la pietra non mi piace perché la pietra è lenta da scavare. Cerchiamo di scavarci una via che ci permette di. Mettiamo una bella torcia qua. Ok, una via che ci permette di andare abbastanza velocemente. Qua sopra c'è un bel mucchio di pietra, quindi cerchiamo di girarli intorno. E 3 volte metto le torce e le levo. Ok, andiamo a scavare qua. Qua, là sotto c'è altro. Quell'altro materiale, non mi ricordo come si chiama. È sand. Qua. No, sand è questa sopra, è sandstone questa. Ok, sarebbe arenaria. Andiamo a raccogliere tutto. Dai. Vediamo un pochino se qua giù ci troviamo qualcosa. Una bella scala per l'inferno. Non so cosa si trovi effettivamente negli strati più bassi del pianeta. Però ovviamente come funziona in questo genere di giochi, più andiamo in fondo e più roba rara e quindi anche mostre più difficili e roba del genere.
Qua sembra esserci un po' di roccia, ma niente di importante. Scaviamo un pochino anche il soffitto, se no rimaniamo incastrati. Lo sfondo. Oh, qui c'è del silver. Prendiamocelo. Ci potremo fare anche la nostra, nostro nuovo piccone con il silver. Mi sa che servono 8 barre, quindi 16 ore in totale. Andiamo a vedere in orizzontale se. Questo non è la sabbia che crolla. Ok, perfetto. Andiamo a vedere in orizzontale cosa possiamo trovare. Di qua, dai. Mettiamo una bella torcia proprio qua sopra. Qui sembra non esserci niente, ma noi siamo fiduciosi. Qui sembrava esserci un qualcosa di temperatura. Ah, la temperatura sta calando, è comunque freddo qua sotto, però vicino anche le torce si scaldano. Ok. Oh, lì c'è una luce. Lì c'è una luce, quindi c'è qualcosa sicuramente. Andiamo a vedere cos'è. È uno di quei potenziamenti. L'ultima volta che l'abbiamo preso non siamo stati molto fortunati, ma questa volta lo saremo, dai. Mettiamo un'altra torcia qua. Prendiamo il piccone, spacchiamo questi due pezzi di pietra. One issue. C'è un mostro qua sopra, ma non ci farà più di tanto male, speriamo. Ah, andiamo a prendere la nostra spada, fantastica spada. Ok, l'abbiamo ucciso in un colpo senza nemmeno subire danno. Allora, io direi di spaccare questi intanto e recuperare i soldi. Io metterei allora una torcia qua. Ok, ci illumina lì. Abbiamo un'altra torcia, oltre a questo dovremo ricraftarle, e un'altra torcia qua. E ci illumina. Ok, ora andremo anche a esplorare queste caverne naturali. Prendiamo il beacon e andiamo qua. Non è successo niente? Non è successo niente. Ok, era una scureggia blu quella, non era niente di particolare. Andiamo a vedere cosa c'è qua sopra. C'è dell'iron. Un'altra torcia. Andiamo a vedere se le possiamo craftare in viaggio le torce. Penso proprio di sì. Ok, un coal e un legno. Andiamo a farne, ne possiamo fare solo 10, 11, 12, 13. Ok, andiamo a farne 13. Craft. Ah, 26 torce, ok, il doppio, dovrebbero più che bastare. Andiamo qua, prendiamoci quel ferro lì. Pa, 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 pa. Ok, ah, ce n'è dell'altro, il ferro qua sotto ci servirà per farci anche la seconda armatura in ferro. Qui c'è del coal, prendiamocelo. Lì c'è un mostro. Ah, ah, no, mostro, no, mostro, no, mostro, no, mostro. Ho sbagliato, mostro, ho sbagliato. Ok, è esploso. Mettiamo una torcia ovunque andiamo perché dobbiamo avere luce, sennò ci fanno un culo con un paiolo. Andiamo qua, mettiamo anche una torcia. No, di là non ce la fa mettere, vero? Invece sì, mettiamo una torcia proprio lì. Prendiamo questo piccone e spacchiamo qua. Ok. Allora, prendiamo questo. Questo iron ore qua. La nostra temperatura sta calando. Dovremmo probabilmente. Ci saranno anche degli attrezzi che permettono di evitare che questo succeda, ma non ne ho idea di quali siano, sinceramente. Mentre sono cose più avanti, facciamo crollare tutto intanto. Lì c'è una bestia malefica, facciamo crollare tutto. Voglio far crollare tutto, voglio vedere cosa succede. Se ci libera la strada per posti sconosciuti. No, non è successo niente, più o meno. Però di là potremmo, vabbè, intanto prendiamoci quel copper senza indugiare. Allora, un'altra bella torcia qui. Ok, perfetto. Siamo lì sopra, andiamo a spaccare tutto qua per poter raccogliere il copper in maniera molto più agevole. Raccogliamo tutto il copper. Copper, 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 copper. Ci servono circa 35 barre per fare l'armatura in copper, tanto di iron ore ne dovremmo avere abbastanza, quindi probabilmente non ci sarà da raccoglierlo
in più per farcele. Andiamo qua, andiamo qua, andiamo qua. Spacchiamo questa cassa. Andiamo di qua. Qui potremmo fare anche crollare questa cosa, ma non serve a niente. Ok, andiamo a vedere di qua se c'è un uccellino lì. Che è anche malefico, mi sa. Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere l'uccellino malefico. La nostra temperatura corporea sta calando. Probabilmente se ci siamo anche tappati la strada per il ritorno c'è un mostro. Prepariamoci a combatterlo. Pronti, partenza. Vaffanculo. Pronti, vaffanculo. Come mai non attacchi perché sei lenta, spada del cazzo. Ucciderò, ok. Andiamo a vedere da questa parte dove sbuchiamo. Prendiamo il nostro piccone. Attacchiamo tutto. E adesso sbuchiamo. Ok, là c'è un altro di quei cosi. Quindi andiamo a prendere il nostro piccone e a fare un bel buco nella sabbia. Allora, saliamo leggermente. Ci sarà un bel po' di roccia da attraversare, probabilmente, perché come vedete lì è tutta roccia. Però qua c'è una caverna naturale. Ok. C'è meno roba da spaccare perché c'è già un bel vuoto nel mezzo. Spacchiamo questo. Andiamo a vedere là sopra. È una caverna. È una caverna che ha. Ok, che ha non tantissima roba a dire la verità. Però andiamo a spaccare questo per far crollare la sabbia. Mettiamoci una bella torcia qua. Eravamo già stati qui. Non è possibile. Ah, forse non l'avevamo esplorato. Vabbè, andiamo a spaccare questa sabbia, così potremo recuperare quell'iron senza fare fatica. E poi, dai, forse potremo arrivare in quella zona là senza attraversare completamente la roccia. Andiamo a vedere se ci riusciamo. Con uno illuminato. No, scherzavo, è chiusa qui. Quindi dovremmo spaccare quella parete di roccia per arrivare a quel coso laggiù. Prendiamo il piccone e armiamoci di un po' di pazienza perché ci vorrà un po', così almeno prenderemo anche il copper che è nascosto dentro la roccia. Spacchiamo questa qua sotto, vai, si fa prima. Andiamo a alzare il tiro e a spaccare il copper qua sopra. Ok. Dai, su, la nostra temperatura corporea sta calando, mettiamoci una torcia proprio attaccata qua dietro di noi, così potremo riscaldarci un po' mentre scaviamo. Andiamo avanti. Ok, allora. Speriamo che anche questo sia qualcosa di positivo, perché altrimenti implodiamo, perché non abbiamo tantissima vita. E non abbiamo più cure con noi perché ho finito i medpack prima. E quindi in bocca al lupo, diciamoci un po'. Prendiamo tutto questo copper. Ne abbiamo diverso di copper adesso perché non so se quel numero. Sì, quel numero dovrebbe essere quello che abbiamo dietro. 51, ce ne servono 35. Quindi ci manca più o meno una ventina di copper. Cazzo, una ventina di copper ore. Sì, una decina, dai. Siamo a 56. Con questi andremo a 61 a norma. 62. Dai. Ok. Andiamo a spaccare le ultime parti di roccia qua, che ci impediscono di passare. E anche questo qua sopra, perché come vedete rimaniamo incastrati. Andiamo a vedere cosa c'è qua intorno. C'è il continuo della caverna. Mettiamo una bella torcia proprio qui. Ok. Non ci ha fatto danno, ma è esploso, ho avuto tanta paura. E andiamo a vedere cosa c'è più in basso. C'è un dinosauro là. Cioè, non sono tutti dinosauri, però per me sono tutti dinosauri. Andiamo a prendere l'arco e uccidiamo da distanza. Oh, ho colpito. E anche ora, è morto, perfetto. Andiamo giù e guardiamo quanto riusciamo a scendere. Ok, ho avuto paura per un secondo. Mettiamo la torcia qua. Andiamo a vedere. Ok, lì c'è un altro. Quindi guardiamo un po' di ucciderlo in maniera veloce. Ah, ma che cazzo? Quello sputa il fuoco. Ok, è morto.
È morto, è andata bene. È andata molto 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 bene. Devo mettere una torcia anche qua. E a vedere. Ah, qui c'è del copper, l'avevo lì missato là sotto. Ok. Prendiamo questa. Strano che non abbiamo ancora trovato una cassa su questo pianeta. Però non deve essere molto popolato. Anche se nell'altro pianeta, per esempio, non avevamo trovato niente del genere, tipo la casetta in superficie. Oh, yeah. Se io tocco qua sopra, muoio perché, cioè, andate qua. Una valanga di sabbia. Ok, andate bene, andate bene, andate bene, andate bene. Lasciamo perdere il mostro, è rimasto incastrato per fortuna. Ok, andiamo a vedere se qua sopra c'è qua. Ah, lì c'è dell'iron. Vai. Ora. Ok. Mettiamo una torcia anche qua. Così. E spacchiamo questo iron qua. Dai, iron ore. Iron ore. È bello piantato nella roccia perché ce n'è anche diverso, mi sembra. Mettiamo una bella torcia proprio dietro di noi così ci riscaldiamo. E adesso rinizieremo anche a risalire in superficie perché abbiamo preso un bel po' di roba. Dai. No. Ok, scendiamo. No, anzi, voglio andare qua sopra a vedere se c'è qualcosa di interessante. Torcia. Lì c'è del silver, innanzitutto. Partiamo da questo presupposto. Prendiamo il silver. E anche i pixel. Abbiamo circa 500 pixel, andiamo a vedere se qua sopra sbuchiamo da qualche parte. È solo un vicolo cieco, probabilmente è solo un vicolo cieco. Là sopra c'è della luce. Proviamo a raggiungerla dopo, ma intanto andiamo a vedere cosa c'è di qua. Cioè, ah, no, no. Ok, allora qui dobbiamo fare una cosa del genere, perfetto. Andiamo qua, mettiamoci anche una torcia qui. Che è finita la situazione, ma siamo proprio sotto al punto in cui c'era quella luce. Non so se è la superficie, non riesco a capirlo. Probabilmente sì, perché è illuminato ovunque, quindi probabilmente abbiamo scoperto, esatto, dovrebbe essere proprio la superficie. Abbiamo scoperto un altro ingresso per questa nostra caverna. No, 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 no. Ok, si è bloccata il crollo della sabbia. Probabilmente però dovremo rifarlo ripartire e aprirci una strada. Abbiamo fatto partire una valanga. Ok, intanto andiamo a vedere qua sotto se abbiamo missato qualcosa. Prima di tornare su, andiamo a scendere in maniera attenta perché sennò ci sfacciamo dai danni. Qui abbiamo fatto crollare ogni cosa. Già, volevamo andare di qua a vedere. Qui c'è del copper. Mettiamo una torcia qua. Questi li esploreremo nel prossimo episodio. Intanto prendiamoci questo copper qua. Lasciamo quella torcia come simbolo del nostro ultimo passaggio. Ok. Vediamo un po' cosa ci aspetta intorno. Qui sembrerebbe finita, qui sembrerebbe finita, ma qui sembrerebbe continuare. Andiamo a vedere. Voglio vedere, tanto abbiamo già una via di fuga verso l'esterno. Sembra finita qui. Però, ah, c'è una cesta. Non sono facilissime da individuare. Ok, 5 iron bar, un silly sticker. Buono. Non so cosa sia, ma è un'arma, cioè non so quanto danno effettivamente faccia. Fa uno swing ogni 2,39, no, swing speed 2,39, quindi è abbastanza veloce. Damage per swing 4, DPS 10. La nostra DPS è, non me lo ricordo, 10, ok. Ha lo stesso danno della nostra, però
Allora, innanzitutto mettiamo una bella torcia. Però, intanto spacchiamo anche la cassa. Facciamo rollare tutto e fuggiamo. Via, via. Ed è bellissimo. I segreti rimarranno tali. Cioè, abbiamo fatto crollare tipo un continente qua dentro, una roba esagerata. Andiamo a vedere se abbiamo raccolto qualcosina a gratis qua sotto. Ore. Oro di ore. Cioè, ore di oro. Andiamo a uscire verso l'esterno. Il nostro traforo di là comunque ha avuto un buon esito. Andiamo a uscire verso l'esterno e testeremo subito la nostra nuova arma, che sarebbe questa. Attacca solo orizzontalmente. Quelli non li possiamo attaccare. Andiamo a uscire di qua. Come mai prima ci siamo passati? Ah, perché ora abbiamo fatto crollare la sabbia dentro, cioè si è alzato il pavimento. Andiamo qua, mettiamo una bella torcia qui. Lì c'è dell'iron. Prendiamocelo velocemente. Ok. Siamo usciti all'esterno. Questi sono dei Autometo. Non so cosa siano, sinceramente. Ok, comunque siamo all'esterno ed è freddo perché nel deserto di notte c'è freddo. Cerchiamo la nostra casa. Guardiamo un pochino se questo è aggressivo. No. Quello? Sì. Porca troia. Ok. Ci ha diviso in due. Volevo tornare un secondino alla casa a vedere se abbiamo lasciato qualche oro o ore a giro di qualche pepita, ok, pepite, chiamiamole pepite, di coppera a giro. Oddio, sono stracattivo con questo tridente e questo elmetto in testa. Borned, ok, gli facciamo danno overtime con questo come con l'altra, però non sono facilissime da usare, stiamo per morire, fuggiamo velocemente, fuggiamo. Quanti cazzo siete? Io non bobo. Ok. Prendiamo la spada, va. A parte, siamo stati semplicemente sfortunati, quindi non è un discorso di spada o non di spada. Qui era zeppillo di mostri. Prendiamo la spada, mettiamo al posto il tridente. Rimettiamo il tridente qua. Andiamo a uscire. Warp to planet. E voglio la mia spadina fidata. La mia spadina sparabolle. Body Slam si chiama questo mostro. Ok, raccogliamo l'essenza natalizia da lui. Così potremo farci, magari craftarci anche qualche altro oggettino di Babbo Natale. Guardiamo se ci sono per esempio i bonus dei set, che ancora non ho indossato un set completo di qualcosa. Andiamo ad avanzare di qua. Jump le jump. Andiamo avanti e siamo arrivati a casa nostra. Eccoci qua. Andiamo di qua. Non ci ho fatto nemmeno caso se. Ok, sì, la caverna continuava di qua. Andiamo dentro casa. La temperatura sta calando, ma come vedete basta avvicinarsi alla nostra fornace che torna al massimo. Andiamo a vedere cosa abbiamo lasciato qui dentro. Niente. Qui dentro un bel po' di roba. Cioè, niente che ci serve. Perché questi sono, vabbè, i semi, portiamoceli dietro, potrebbero servire a fare una piantagione sul nostro pianeta natale, perché è là che ci stiamo dirigendo. E bene, andiamo sulla nostra astronave. Andiamo senza torcia, non serve la torcia, usiamo la spada nuvola. Chiudiamo, non voglio che i passeggeri ci disturbino. Andiamo a cercare di tornare su Alpha Vastra Minoris secondo A. Qui non possiamo atterrare ovviamente perché è un gigante gassoso. Andiamo a bruciare il carburante per tornare sul nostro pianetino. Allora, per questo video è tutto. Vi saluto mentre i motori stanno partendo a pieno regime, come vedete tutte le scrittine su sfondo verde. Ci vediamo nel prossimo video. Intanto vi chiudo il menu di navigazione, che è brutto, qui nel mezzo è più bello vedere l'astronave che viaggia nelle stelle così. Ci vediamo nel prossimo video, un saluto a tutti a Nicolas, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi al Break to Play. Alla prossima, ciao ciao!